E là ragazzi. Siamo ancora a Cannes, adesso andiamo a Fréjus, staremo in una città vicina a San Rafael dove ci ospitano dei couchsurfer e adesso stiamo facendo un po' di spesa, abbiamo preso delle baguette, dei dolcetti che costavano poco perché erano in offerta. Paolino sta prendendo del prosciutto crudo che stranamente costa poco. Dopo andiamo a farci un bagnetto perché fortunatamente ci accompagna il nostro ospitante. Dopo lui ci porterà direttamente nel prossimo alloggio. Finiamo la spesa e vediamo che cosa succede. Oggi abbiamo speso la biglietta di 5,69 euro. Grazie tutto alla commessa che ho sbagliato. Abbiamo perso Jimmy. Non lo troviamo più. Mangia, dice il ladro. Perché il ladro? Ecco dove era finito, ragazzi. Bella, siamo in una spiaggetta vicino a Fréjus e abbiamo fatto un pit stop prima di andare dagli nuovi ospitanti. Qua c'è un cavolo di ponte per il treno, bellissimo. Guardate che roba. Quindi facciamo una piccola pausa e dopo proseguiamo. Intanto Pablo sta facendo i paninazzi. Adesso vediamo che cosa combina. Guarda che fette che ha tagliato, ostia. È una roba grande qua. Eh sì. Quanto è che abbiamo speso? 3,22 mi pare. Pazzesco. Sì, penso... ma perché ha sbagliato. Se no era 7 euro, solo che ha sbagliato lei, per colpa sua. E gli ho detto, no, io non pago 7 euro. Gli ho detto, di massa, ostia. E alla fine 3 euro mi ha fatto. Spettacolo! Qualche volta abbiamo culo anche noi. Non vedo l'ora di addentare qualcosa perché questi giorni abbiamo mangiato veramente poco. Io ieri ho avuto congestione e quindi ho mangiato ancora meno, quindi a Monte Carlo non bene. I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money. The pressure be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone and progression. It's all that I wanted. The phone and affection. I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money. Però insomma, capita anche questo. E adesso mi sparo un bel paninazzo col prosciutto crudo. Oh, riempilo bene, Guardate che spettacolo. Io come sempre mi sono dimenticato la mozzarella. Sì, beh, perché lei dorme. Dorme! Sì, senti di chi che parla. Dorme! Mi sembra bene, Sì. Non potete capire quanto sia buono sto panino. Bravo Paolo, hai scelto bene. E boh, adesso facciamo un bagnetto, ci rinfreschiamo. Adesso andiamo a tuffarci. Pronti? Partenza. Vai! Spettacolo, raga. Che bomba! Piccolo consiglio, ragazzi, non lasciate mai il cibo sull'asciugamano perché arriva il cane e ve lo mangia.
bread or bread? Bread. Ma quanto che babà che mi ha messo in questo aglio? Ragazzi, alla fine l'host di Couchsurfing ci ha tirato una buca pazzesca, quindi siamo venuti qua in una spiaggia pubblica. Guardate la pace, adesso piantiamo la tenda. State collegati che continuano queste avventure spavalde. Sono le 6 di mattina e adesso vi faccio vedere cosa vediamo noi. Ragazzi, this is the view! Vi svegliati, adesso facciamo foto, alziamo il drone, sistemiamo la tenda, abbiamo già sistemato gli zaini, poi ci dirigiamo verso la città, andiamo a fare colazione perché io sto morendo di fame, tizia anche, stiamo morendo anche di sete, anche perché ieri c'è stato appunto l'imprevisto che l'host di Couchsurfing non è più riuscito a ospitarci e non eravamo assolutamente organizzati con cibo, acqua eccetera, quindi ci siamo trovati alle 8 che dovevamo andare là con un messaggio scritto: ho avuto un imprevisto, non riesco a ospitarvi. Abbiamo camminato fino a mezzanotte abbiamo trovato qui su questa spiaggia pubblica dove mettere la tenda ed eccoci qua. Oh tizi, alziamo questo drone o no? Saga, lo alziamo. Se siete pronti. Allora, stiamo andando a prendere il pane, un po' di acqua. Siamo allontanati dalla spiaggia, ormai sono le 7 di mattina. Che è per di qua? Ragazzi, quindi abbiamo del pane, banane, acqua e au chocolat. Non vedo l'ora di mangiare. Via. Non potete capire, ragazzi, io e Tizi abbiamo deciso di fare una cosa che non si fa, perché dato che già abbiamo dormito in tenda in un posto dove non si poteva, già che ci siamo e oggi siamo abbastanza carichi come avete visto nei video precedenti, abbiamo preso 125 grammi di burro, una mega baguette appena fatta qua alla boulangerie, non so come è, panetteria sostanzialmente, 370 grammi di marmellata di albicocche e adesso ci spacchiamo in due. Siete pronti? Disciogliamo il burro. Guarda, si sta già sciogliendo. Buono. Buongiorno. Pazzesco, ragazzi. Faceva stare a ridere, cercare col croissant in bocca. Ragazzi, non potete capire. Non possono capire tante cose ultimamente. Però stra buono. Ho buttato metà vasetto in mezzo panino. Giusto perché siamo in calo di zuccheri. Perché dopo abbiamo una fame boia? Ok. Con quel piccolo insulinico.